Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Top 10 Cartoons, con forse uno degli argomenti che genera più dislike di Baby di Justin Bieber. Oggi tratteremo di due produzioni fatte da Seth MacFarlane, ovvero i Griffin e American Dad, e sul perché io preferisco quest'ultima alla prima. Chiariamoci subito, non è che non mi piacciono i Griffin, dico solo che preferisco di più American Dad a loro. Cominciamo subito! A numero 10, ottima sintonia fra i protagonisti. Per sintonia intendo quelle ottime combinazioni che si creano tra i protagonisti dello show. Per esempio, se parliamo dei Griffin, qual è secondo voi la migliore accoppiata? Ovviamente quella tra Brian e Stewie. E poi? Nessun altro, perché all'interno della famiglia Griffin non c'è quella sintonia, cioè forse solo un paio di puntate si è vista una buona combinazione tra Chris e Meg, oppure quella fra Peter e Brian, ma finisce lì. Invece in American Dad è diverso. In ogni episodio tutti i membri della famiglia Smith sono coinvolti in trame e sottotrame. Ad esempio, c'è un episodio la cui trama principale coinvolge tre personaggi principali. Nella sottotrama invece sono coinvolti gli altri. Funzionano perfino episodi con alchimie poco sfruttate fra personaggi principali e secondari, ad esempio come Roger e Snot, oppure quella che mi ha fatto più ridere fra Jeff e Klaus. Maledizione, Roger ci ha denunciato per violazione di copyright. Ci accusa di aver copiato da ruota e gamba. Cosa? Ma quando mai? A numero 9 è un po' più razionale. Già in tempi non sospetti i Griffin hanno rotto talmente tante volte la quarta parete da rompere perfino la quinta e la sesta, con gag surreali che camminavano su quel filo che separa l'animazione per adulti a quella per ragazzi. Oltre al fatto che ci sono cose che non vengono spiegate per niente, del tipo perché Brian essendo un cane parla, oppure chi è che comprende ciò che dice Stewie a parte il suo cane? E a volte questo genera pure buchi di trama. Invece in American Dad tutto viene quasi del tutto spiegato. Ad esempio Klaus non è un pesce parlante, è solo un tedesco il cui cervello è stato trapiantato in un corpo da pesce rosso. E la quarta parete viene violata poche volte, ma in giusti contesti. Oh, lasciamo stare, la mia storia non ha senso. Abbiamo un'idea per i cellulari, ma non siamo riusciti a proporla perché ci siamo persi. Sentite, se qualcuno volesse spiegarmi questa idiozia, io sono nella mia ruota a usare il copione per pulirmi... A numero 8, ottimi special di Natale. Questo merita una menzione perché gli episodi di Natale dei Griffin diciamo che sono dei semplici episodi di Natale, tranne lo speciale in viaggio al Polo Nord, quello mi è piaciuto parecchio. In American Dad questo viene portato all'estremo, tra scontri contro l'anticristo oppure la saga in cui Smith affronta il malvagio Babbo Natale, non so veramente cosa scegliere fra i miei speciali preferiti. E inoltre chissà perché quegli episodi c'è sempre una marea di sangue. A numero 7, umorismo generato da non seguito. Le due serie di MacFarlane hanno due diversi tipi di comicità. I Griffin come armi hanno le loro cutaway, battute volgari e alcune gag surreali ricorrenti, come ad esempio l'eterno scontro fra Peter e Ernie il pollo gigante. American Dad più che puntare a una comicità visiva punta su battute più taglienti, certo a volte un po' volgarotte, però che fanno ridere in quel contesto. E poi c'è il non sequitur, ovvero quelle situazioni che ti fanno dire ok. Ad esempio in questa scena. Muori, demone della notte! No, scherzavo! Scherzava! Cosa? Non si scherza su questo. Giusto! Giusto! Stan oppure in questa. La sua promessa? Steve e i ragazzi potranno aggiustare i cellulari? Riusciranno? Torna subito a casa, Randy! No! Oppure in quest'altra. Wow! Finiscilo! Wow! Insomma, sei così concentrato a seguire il discorso principale che quando ti appaiono questi personaggi all'improvviso non puoi che ridere. Ma di sicuro il miglior non seguito mai portato avanti da American Dad è stata la saga della cacca d'oro. Quella per me è una genialata. A numero 6, migliori personaggi secondari. Escludendo i personaggi principali, quanti personaggi secondari in Griffin vi piacciono? La lista è limitata, ve lo dico subito. Mentre in American Dad ogni personaggio secondario è irriverente e ha avuto un momento di rivalsa. Ad esempio gli amici di Steve, i colleghi di lavoro di Stan, il preside Lewis e lo stesso Jeff che a partire dalla 13ª stagione diventa al centro di quasi tutte le vicende della famiglia Smith. La famiglia Smith andrà a visitare l'Art Museum e sono incluso anch'io, ho preso il cognome di Haley, sono la moglie. A livello di personaggi la serie ha un elevato potenziale e può sfruttarli tutti senza essere costretti a farci uno spin-off. Dico bene The Cleveland Show!
A numero 5, potere alle donne! Prossimo? La prego, sto andando in Wisconsin per seppellire mia madre! Non è un mio problema. Scusate per la frase femminista, ma ci voleva. Credo che siamo tutti d'accordo che le donne di casa Smith sono meglio di quelle di casa Griffin. E non mi riferisco al loro sex appeal, razza di birbanti. Mi riferisco alle loro storie incentrate. Lois è la classica moglie rompighiande che deve giustamente tenere d'occhio tutte le idiozie che combina Peter, mentre Meg è il classico capro espiatorio, e in tutti gli episodi della serie o viene ignorata oppure bersaglio di battute taglienti nei suoi confronti, oppure di gag in cui viene umiliata da suo padre. Francine e Ailey hanno un po' la loro caratteristica, però in molti episodi hanno molta rivalsa e i due sono state al centro di trame ben congeniate. Qual è la tua compagnia aerea, Ebete? Frontier. Bene. Loro completeranno l'opera. A numero 4, la morale. Una cosa che apprezzo molto nelle serie animate di ogni tipo è la presenza di morali, e in American Dad è quasi un elemento costante. Che si tratti di Stan che impara una lezione preziosa sui suoi difetti, come padre o marito, o Ailey che arriva a capire meglio i suoi genitori, o le molte storie incentrate sulle difficoltà liceali di Steve che riguardano la popolarità o conquistare la ragazza dei suoi sogni, c'è sempre un punto focale. Questo accade un po' raramente nelle ultime stagioni di Griffin. La maggior parte degli episodi sono guidati da una trama vuota, senza un significato più ampio o con una morale trita e ritrita. Non è una tragedia se una serie animata non ha delle morali, ma questo elemento dà ad American Dad un ulteriore livello di profondità. A numero 3, la presenza di un alieno fuori dal comune. E pensare che all'inizio Roger era forse uno dei personaggi peggiori mai creati da McFarlane, perché nelle prime serie l'alieno si limitava a rimanere tra le mura di casa Smith, senza poter uscire fuori per paura di essere catturato dagli agenti della CIA, e quindi passava le puntate solo a fare intermezzi comici, oppure battute taglienti. Insomma, una sorta di Alf. Ma quando McFarlane ritornò a produrre Griffin, i suoi collaboratori Baker e Weitzman avevano carta bianca su come creare gli episodi e sapevano che l'alieno aveva un potenziale ancora non ben sfruttato. Da qui nacque l'idea degli travestimenti, che permettono a Roger non solo di interagire con gli altri personaggi della serie, ma anche di reinventarsi, diventando in ogni episodio un personaggio diverso, con una particolare peculiarità. Non importa se siano personaggi maschili o femminili, anche se sembra sempre orientato a fare la parte della donna, come Kevin Bacon, Ginny Gold, Dr. Penguin, Sidney Hoffman e Ricky lo Spagnolo. E grazie a questo colpo di genio se la serie è sopravvissuta per tanti anni. Ma che bella voce, dovrei fare il doppiatore. In un mondo in cui il vomito ti esce a fiumi dalla bocca. A numero 2 ha trovato la sua strada molto prima. Che intendo dire? Ogni cartone longevo attraversa quella fase in cui prima poni delle basi e poi dopo un paio di stagioni assumi quella forma definitiva, determinando le varie dinamiche. Ad esempio all'inizio dei Griffin, Peter era un buon padre di famiglia che si preoccupava per i suoi figli, e dalla quinta stagione diventa un idiota patentato. Oppure Stewie, da bambino genio megalomane che vuole uccidere sua madre e conquistare il mondo, è diventato solo un bambino genio con un orientamento sessuale ancora non ben delineato. American Dad aveva raggiunto quella dinamica già tra la terza e la quarta stagione, con Stan da rigido americano conservatore col sale in zucca, ha assunto più l'atteggiamento da padre un po' imbranato, con un carattere più sensibile. Francine era diventata più di una semplice casalinga, Steve non era solo il Meg della situazione, e Roger con i suoi travestimenti era quasi al centro di tutte le storie. Discorso a parte per Hayley e Klaus, che prima erano i personaggi più emarginati, ma a partire dalla settima stagione il loro character design fu migliorato. Sono apparso in questo episodio! Dovete pagarmi, stronzetti! Anche a me! E alla numero 1, continua a innovarsi. Sì, perché se dall'ottava stagione i Griffin sono morti, American Dad, nonostante 17 stagioni, continua a proporre episodi molto interessanti e divertenti. Fateci caso, ormai nei nuovi episodi di Griffin vengono usate le solite battute rozze e senza senso, e le cutaway inerenti alla cultura pop o agli stereotipi. La storia è un continuo susseguirsi di cose già viste. American Dad invece no, le battute continuano ad essere fresche, si creano sempre intrecci interessanti fra i vari protagonisti del cartone e grazie anche a elementi che vanno dalla fantasia alla fantascienza, i produttori possono creare le storie più disparate che siano parodie di 007 oppure la saga di Jeff perduto nello spazio. Insomma, le possibilità sono infinite. Piaciuta questa top? Mi raccomando, per altre top o video vari iscrivetevi al mio canale. Alla prossima! Roger, grazie a Dio! Ascolta, Stan è rimasto indietro con la lista... Ah!